Lorenzo, ed eccoci tornati in un nuovo video. E oggi volevo parlare un pochino di cosa mi è successo, volevo darvi un po' di aggiornamenti e il perché sono stato anche irritato con il video. Partiamo subito col dire che è successo tutto, partito tutto da domenica, che ho preso la febbre, mi sono preso la febbre, però sono andato a scuola comunque lunedì e ci sono andato perché se salto inizio a saltare le giornate di scuola, è un casino perché devo studiare tanto. E quindi sono andato a scuola comunque. Poi andando a scuola, che è successo? Ora di ginnastica mi arriva un pallone in faccia da una persona che mi stava antipatica di un'altra classe e mi arriva qua nell'occhio, come vedete questo è chiuso, sto tenendo chiuso. Allora vado all'ospedale e dopo ore e ore di ospedale, perché sono arrivato là alle 4 e sono uscito tipo alle 9, qualcosa del genere, mi hanno detto che c'è un problema alla retina, che è un problema, speriamo che il vento non mi dia fastidio, vabbè, questo problema che la retina è un pochino graffiata, è come quando tu cadi per terra e ti sbucci il ginocchio, stessa cosa ma con la retina, quindi fa male porco, e per una settimana non posso fare niente, non posso andare a correre, non posso fare il mio sport, non posso fare niente, ed è una cosa che mi dà fastidio, però tutto per la salute, giusto? E quindi questo è un pochino un aggiornamento molto veloce. Io adesso non so veramente cosa fare, perché mi fa male, tanto male, e io devo studiare, devo fare video, c'ho tanti progetti che non posso portare a termine, e spero, perché se succede qualcosa nella mia retina, se io adesso inizio a vedere qualche lampo o qualcosa del genere, devo andare subito all'ospedale e potrei anche perdere l'occhio. E io spero che non succeda, ovviamente, per forza di cose. Intanto c'ho anche la febbre, quello è il problema, quindi mi è capitato tutto in questi giorni ed è un problema. Poi questo principalmente è l'aggiornamento più grande che volevo darvi, una cosa che ci tenevo a farvi sapere, così almeno capite perché magari ora non riesco a caricare video con regolarità. E questo video non ci saranno neanche tanti editing sotto, perché mi fa male a fare tutto, quindi proverò a metterci sotto la musica di sottofondo, casomai l'intro, l'outro, e lo carico diretto. Ah, e mi fa male. E quindi io non ho mai provato una sensazione così. Se anche voi avete avuto qualcosa all'occhio, cioè diciamo che io ho sempre avuto qualcosa all'occhio, non perché mi fanno male gli occhi in generale, perché io ci vedo da entrambi 10 su 10, però una volta mi è arrivata una palla di ghiaccio nell'occhio, sono dovuto andare all'ospedale, sempre questo qua, maledetto. Una volta mi è arrivata, cos'è? Anzi, quando ero in California con i miei amici siamo andati in questa specie di discoteca con le palle con i materassoni, quelli elastici, e lì anche lì mi è arrivata una palla nell'occhio, sempre questo qua. Mi è arrivata tipo un po' qua e un po' di qua, un po' entrambi, ma di più di questo qua, vabbè. E quindi ragazzi, voi, volevo dire, divertitevi, fate quello che potete, ma state attenti agli occhi, perché se vi fa male l'occhio è la cosa peggiore del mondo, perché non riuscite. Io ho 2 giorni che lacrimo e non riesco a fare veramente niente. Intanto spero che il vento non influisca più di tanto col video. Vabbè, io vi ho dato questo piccolo aggiornamento al volo e spero che voi ragazzi stiate bene. Scrivetemi nei commenti se vi è successo qualcosa del genere anche voi durante il corso della vostra vita. Ahia, non mi tocco più. E ci vediamo in un prossimo video, e spero sia il prima possibile. Spero di stare bene, dai. Ciao ragazzi. Around the block, atop the lot, I walk the dock until I find the best room suit. Every now and then I gotta get a bit of treaty, give a little wink if you know what I mean. See, hey, look, slipping like a water slide, seeing better when I do it and I close my eyes. This place is better than I ever a thought, never a thought, couldn't ever reasonably buy.